Benvenuti ad Economia, dialoghi sull'impresa, lo spazio informativo di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con questa rete. Oggi parliamo di rivoluzione digitale e di innovazione e vi annunciamo che questa puntata è stata scelta da Confindustria Nazionale per far parte del Grand Tour tra i valori dell'Italia intraprendente in occasione del ventennale della settimana della cultura di impresa. Questo è un tema che sapete è al centro dell'agenda politica, fa parte a pieno titolo del programma relativo al piano di ripresa e resilienza. Per quanto concerne l'innovazione, il territorio abruzzese può vantare ad esempio Abruzzo Blockchain, che è una piattaforma digitale con appurati vantaggi sia per gli imprenditori che per ovviamente le persone che acquistano i prodotti. Capiremo esattamente di che cosa parleremo in tal senso interfacciandoci con gli ospiti di Confindustria Chieti Pescara che sto per presentarvi in collegamento da remoto. Presento l'ingegnere Andrea Colmegna, responsabile di IoT Blockchain NPO Sistemi. Buonasera. Buonasera. Domenico Di Michele, componente della Giunta della Camera di Commercio Chieti Pescara. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. In studio Alessandro Addari, presidente della piccola industria di Confindustria Chieti Pescara. E al presidente Addari va la prima domanda. Abbiamo accennato il tema di Abruzzo Blockchain, chiedo esattamente di che cosa si tratta, quali sono i vantaggi accennati sia per gli imprenditori che per i consumatori. Sì, grazie. Abruzzo Blockchain si inserisce nel quadro di una serie di azioni di Confindustria Chieti Pescara tese a favorire la competitività del tessuto produttivo, con particolare attenzione a questo straordinario tessuto di piccole e medie imprese che hanno bisogno in questo momento più che mai di una spinta sui mercati locali e internazionali per valorizzare gli elementi di differenziazione. Ecco, Abruzzo Blockchain mira proprio a fare questo, certificare che questo prodotto venga ottenuto da queste materie prime, trasformato da questi soggetti che poi fanno diventare questa materia prima un prodotto finito. E questo sistema a blocchi è un sistema certificato a livello internazionale, quindi immaginiamo tutti i riflessi che poi riprenderemo in seguito in termini proprio di valorizzazione di tutte le aziende che possono in quel modo contribuire a creare valore intorno ad un prodotto. Se ci pensiamo, oltre al prodotto noi andiamo a certificare e possiamo certificare anche a come viene ottenuto il prodotto, e quindi ecco che un altro progetto strategico di Confindustria Chieti Pescara sull'economia circolare, la sostenibilità, rete imprese sostenibili fa appunto da ulteriore elemento per quello di cui stiamo parlando, quindi una spinta ulteriore verso l'internazionalizzazione e anche verso lo sviluppo locale del business. Ingegner Colmegna in collegamento, chiedo a lei adesso, visto che si occupa di Assolombarda Blockchain, è un membro di quel committee, steering committee, volevo capire esattamente di che cosa si tratta, quali sono le caratteristiche di questa blockchain e soprattutto ovviamente i vantaggi per le aziende. Prego. Grazie, sì, buonasera. Allora, lo Steering Committee Blockchain di Assolombarda è un importante punto di confronto con chi segue e rappresenta tantissime aziende sul territorio. Io ho coordinato la parte in particolare legata alla pubblica amministrazione, dove la blockchain ha delle importanti applicazioni che abilitano la trasparenza amministrativa, come è successo ad esempio con la sperimentazione Nidi Gratis che ha fatto Regione Lombardia
in cui un processo è passato da 70 click a 7 click, e come è successo ad esempio in alcune iniziative dello Stato di San Marino. Poi lo Steering Committee Blockchain di Assolombarda ha appena pubblicato un libro bianco al quale ho avuto il piacere di collaborare, in cui ho potuto portare anche l'esperienza del vostro bel progetto della piattaforma BC, che conosco perché diciamo ho seguito fin dall'inizio. Ecco, la blockchain può sicuramente orientare i processi aziendali grazie ai suoi meccanismi di fiducia distribuita. Può aiutare a snellire i processi e a tracciare in maniera evidente tutti i passaggi che hanno portato ad una decisione, in modo che anche a distanza di anni si possa stabilire che in quel momento quella decisione era la cosa migliore da prendere. Questo è un esempio. Ma quello che abbiamo visto è che a volte la piccola e media impresa si accorge anche che gli mancano i dati in formato digitale da metterci dentro, ad esempio. E quindi su questo però sicuramente possono aiutare i progetti di Industria 4.0. Io oggi sono Head of IoT e Blockchain per NPO Sistemi, che è un'azienda che fa proprio digital transformation, e mi occupo di aiutare a cogliere il massimo del valore e della sinergia, quindi su entrambi questi fronti, il fronte blockchain, ma anche il fronte dell'industria. E non a caso abbiamo scelto un motto che dice proprio: mettiamo insieme persone, cose e processi per far sì che l'essere connessi sia più rilevante, diventi più rilevante, perché le informazioni vengono trasformate in azioni efficaci. Effettivamente, essere connessi. A proposito di essere connessi, chiedo a Di Michele in collegamento un'informazione, un punto di vista per quanto concerne il territorio abruzzese, più segnatamente l'area Chieti-Pescara di sua competenza, perché appunto il presidente Strever ha espresso, il presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara ha espresso lusinghiere parole quando ha presentato la piattaforma Abruzzo Blockchain. Prego. Grazie di nuovo e buonasera di nuovo a tutti. Come mostra il dossier presentato il 28 aprile da Unioncamere Nazionale nel corso dell'Assemblea dei Presidenti delle Camere di Commercio Italiane, l'utilizzo della nuova tecnologia limita le differenze tra piccole, medie e grandi imprese. Contribuisce quindi a sostenere la governance delle imprese manifatturiere a conduzione familiare, agevola anche il recupero delle aziende dei servizi che sono quelle più tartassate dalla pandemia, quindi dal Covid. C'è sicuramente molta strada ancora da fare, infatti solo il 26% delle imprese italiane è a conoscenza del piano Impresa 4.0. E tra queste, solo il 9%, pur conoscendole, comunque non investe in tecnologia avanzata. Per il resto, vale a dire, per i 2/3 della manifattura italiana, gli strumenti messi a disposizione in campo, le grandi opportunità offerte dalla tecnologia, non sono ancora all'ordine del giorno. Secondo quindi i dati Unioncamere e del Centro di Studi Italiacarne, il 70% delle micro e piccole imprese che ha avviato la svolta del digital transformation ritiene di poter raggiungere i livelli di produttività pre-Covid entro il 2022, contro il 61% di quelle che ancora non hanno messo in campo investimenti in nuove tecnologie. Quindi in questo caso vediamo che le piccole e medie imprese si allineano alle grandi imprese che hanno la medesima previsione. Le imprese familiari invece sono quelle che hanno risentito particolarmente dei riflessi negativi della crisi pandemica e in questo caso soltanto 6 su 10 confidano in un recupero entro il 2022. Ma tra queste la percentuale sale al 70% se facciamo riferimento alle imprese che hanno investito nel digitale e quindi nella digital transformation. Analoghi effetti
positivi si riscontrano anche tra le imprese dei servizi, che come abbiamo detto sono quelle più tartassate. Il 61% di quelle digitalizzate, infatti, ritiene di poter azzerare il gap dell'emergenza sanitaria entro il 2022, a fronte invece del 53% delle imprese di servizi non digitalizzate. Cosa possiamo aggiungere rispetto a questo quadro appena tracciato? Il quadro appena tracciato ci evidenzia un dato rilevante. I sistemi di intelligenza artificiale e quindi anche quelli di blockchain, cioè quindi questi sistemi a blocchi, come diceva prima Addari, portano a un cambiamento epocale dei modelli di business, portano a cambiamenti di natura strategica che sono profondi sia nella visione ma anche nei modelli e nelle strategie. Quindi tutto ciò porta a una, diciamo, sicuramente attività formativa, come magari vedremo più avanti, che deve essere portata avanti per far conoscere soprattutto i vantaggi alle piccole e medie imprese, e soprattutto bisogna educare le piccole e medie imprese a un cambiamento epocale, quindi un modello di business, un approccio al business completamente differente rispetto a quanto veniva fatto prima di adottare strumenti di intelligenza artificiale o anche di blockchain. Grazie per questo contributo che mi dà la possibilità di presentarvi con una brevissima clip tre pionieri dell'imprenditoria, della piccola e media impresa, che hanno voluto per primi appunto scendere in campo ed essere parte dell'Abruzzo Blockchain. E quindi vedremo adesso un contributo in cui daranno la propria testimonianza Marco Bellisario, titolare Sartoria Bellisario, Roberto Di Domenico, titolare dell'azienda Spiedì Lavorazione Carni, ed Enrico Marramiero, titolare di Cantine Marramiero. Buonasera. Il progetto ABC, Abruzzo Blockchain, è ideato da Confindustria Chieti Pescara e realizzato insieme alla Camera di Commercio, è uno degli strumenti più interessanti di evoluzione digitale, in grado di valorizzare e anche internazionalizzare quelle che sono soprattutto le piccole e medie imprese. La ragione principale che mi ha spinto ad aderire al progetto è quella di avere la certezza di certificare e tracciare non solo il prodotto con le sue caratteristiche qualitative, ma l'intero processo produttivo, con la garanzia che i dati immessi nella catena di blocchi diventeranno immutabili. Penso che oggi sia più che mai indispensabile rispettare i valori e la cultura di un territorio, nel mio caso la tradizione sartoriale, ma dobbiamo essere capaci di trasmetterli anche con l'uso delle tecnologie più avanzate, in modo che la comunicazione diventi più efficace, la gestione dei processi più fluida, il servizio più sicuro e il prodotto sempre più desiderabile. Sono Roberto Di Domenico, presidente della sezione agroalimentare di Confindustria Chieti Pescara, titolare dell'azienda Spiedì, produttrice di arrosticini artigianali. Colgo l'occasione per presentarvi questo meraviglioso progetto ABC, Abruzzo Blockchain. Che cos'è questo progetto? Qual è il valore che porta in azienda? Permette a un consumatore in tutto il mondo di poter entrare dentro alla produzione con un semplice click su codice. Cosa significa questo? Che il consumatore scopre tutta la produzione, scopre tutte le ricette innovative per la cottura, anzi le cotture pratiche degli arrosticini. E cosa significa? Trasparenza, fiducia e tracciabilità. Non mi stancherò mai di ringraziare Confindustria, Chieti Pescara e la Camera di Commercio di questo meraviglioso progetto. L'adesione della Cantina Marramiero al progetto di Confindustria Chieti Pescara, finanziato dalla Camera di Commercio ABC Abruzzo Blockchain, deriva dalla volontà di dare sempre più evidenza del legame tra il nostro prodotto e la nostra terra. Rosciano, il comune dove si trova la nostra cantina e la maggior parte dei nostri vigneti, è in provincia di Pescara, nell'area che prende il nome dall'antico popolo italico dei Sini.
Terre dei Vestini, appunto la sottozona del Montepulciano e l'Abruzzo DOC, che i vignaioli di quest'area hanno voluto disciplinare per creare un vincolo indissolubile con il territorio di produzione, imponendosi degli standard qualitativi elevatissimi, che vanno dall'abbassamento delle rese per ettaro all'aumento del periodo di affinamento prima della commercializzazione del prodotto. Ma la caratteristica fondamentale della sottozona è quella che le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate esclusivamente all'interno della zona di produzione. La nostra cantina ha quindi deciso di intraprendere un percorso per permettere al consumatore italiano ed estero di tracciare l'intera filiera di produzione, dal vigneto al confezionamento, utilizzando il proprio smartphone ed inquadrando il QR code dinamico posizionato sulla controetichetta, verrà visualizzato sullo schermo, oltre alla scheda tecnica del prodotto già disponibile, anche la filiera di produzione, tracciata utilizzando la tecnologia blockchain della piattaforma BC, che darà il sigillo di garanzia della originalità del prodotto e di modificabilità del dato. Ottima testimonianza, tre ambiti molto diversi e quindi passo adesso al Presidente Addari, al quale desidero porre una domanda traendo spunto da quanto si è detto prima, quindi tracciabilità, fiducia, trasparenza, sono questi concetti che ho voluto segnarmi e che giustamente vanno nella direzione della tutela del Made in Italy e ovviamente di un concetto di internazionalizzazione secondo un approccio sicuramente molto più etico. Questi sono solo i primi tre pionieri che hanno aderito alla piattaforma, però tenteremo di capire come si può far parte di questo bel progetto e effettivamente come si riesce a portare avanti il Made in Italy in un modo completamente diverso. Prego, Presidente Addari. Sì, tra l'altro questo progetto nasce in un momento, come sappiamo, dove necessariamente tutti noi abbiamo dovuto ridurre i viaggi all'estero per incontrare potenziali clienti, catene distributive, importatori. Abbiamo potuto ospitare molto meno nelle nostre aziende i clienti esteri con i diversi audit, no? Che sono le fasi in cui vanno proprio a certificare la provenienza in qualche modo i nostri sistemi produttivi. E quindi una risposta in questo momento davvero straordinaria, perché ci consente, grazie alla tecnologia, nonostante le minori trasferte, di innalzare questo livello di fiducia grazie proprio ad un sistema certificato. E quindi ha una valenza ancora maggiore se pensiamo che l'impatto del Covid si è vissuto maggiormente, con maggiore virulenza, nelle piccole e medie imprese rispetto alle grandi realtà, e quindi l'obiettivo di questo progetto è anche quello di consentire alle piccole aziende un investimento che altrimenti avrebbe dei costi degli investimenti, diciamo, di avvio molto molto consistenti. Per dare un'indicazione si parla di 2.500 euro, quindi davvero un contributo prezioso per prendere le aziende per mano, anche alla luce di quello che avviene, che vediamo nei mercati internazionali, ad esempio i consumatori stessi in alcuni mercati in maniera esponenziale, penso alla Cina, sono già da diversi anni abituati a inquadrare questi famosi QR code perché si chiedono appunto da dove vengano questi prodotti, quali siano le materie prime, proprio perché c'è voglia di autenticità. Ecco, se volessimo riassumere in una parola quello che vediamo sui mercati internazionali è questa esigenza di capire se dietro quel marchio, se dietro quella confezione, se dietro a quell'abito c'è davvero quello che in qualche modo viene mostrato in una pubblicità o in una fiera. E quindi l'auspicio è che sempre più piccole, medio e grandi anche imprese assolutamente possano magari nella prossima fiera locale, nazionale o internazionale mostrare un bel banner dove evidenzino questa nuova tecnologia applicata al loro business, al loro prodotto, come davvero certificatore di questa autenticità al 100%, diciamo così. Grazie Presidente. Ingegner Colmegna,
Abbiamo parlato sin dall'inizio della trasmissione e non solo in questa puntata, anche in una puntata precedente, appunto di blockchain, di tecnologia, e quindi desidero chiederle a questo punto in quale misura la cosiddetta industria 4.0 ha un nesso con il discorso della blockchain e della giustamente Internet of Things, la cosiddetta Internet delle cose. Sì, la sinergia tra blockchain e Internet delle cose ha un potenziale enorme. Oggi siamo sempre più circondati da tantissimi dispositivi IoT connessi, che hanno da un lato la necessità di essere registrati in un veicolo sicuro ed immutabile, perché in modo da essere sicuri, diciamo, che i loro dati siano affidabili e non vadano persi, e a questo risponde sicuramente la blockchain. Ma in maniera simmetrica la tecnologia blockchain richiede delle sorgenti dati attendibili e verificabili, così da garantire la sicurezza, la veridicità, la tracciabilità delle informazioni trattate, e a questa necessità risponde appunto l'Internet delle cose, la cui adozione viene spinta nei progetti di industria 4.0, quindi tutti i device connessi con la loro identità digitale. Si tratta di due ambiti davvero complementari e profondamente sinergici, che possono fornire numerose opportunità di applicazione in contesto sia business che industriale. I vantaggi poi sono moltissimi, quindi da un lato l'IoT permette di registrare informazioni attendibili e dall'altro la blockchain le inserisce in un registro immutabile, insomma elementi che, se combinati, rendono automatici e digitali i flussi di lavoro, possono condurre ad un risparmio significativo di costi per molte aziende. Le chiedo, non pensa che appunto tutta questa tecnologia così massiccia sia proprio la chiave che in qualche modo funge, per paradosso, da deterrente per gli imprenditori ancora un po' dubbiosi? Come si riesce effettivamente a convincerli della utilità di questa tecnologia? Sicuramente è importante accompagnare le aziende ad apprezzare i benefici, innanzitutto i benefici, facendo vedere tutti quei casi di applicazione che prima nemmeno ci si sognava di poter realizzare e che con questa tecnologia si possono realizzare, oppure una maniera più semplice e più economica di fare cose che si potevano fare anche prima, ma magari in maniera meno efficace, meno economica. È poi importante mostrare il ritorno sull'investimento, per cui nel caso Confindustria Pescara e Chieti ha fatto un ottimo lavoro riducendo le barriere all'ingresso, portandosi a proprio carico, diciamo, tutta una serie di sviluppi importanti che hanno permesso poi agli imprenditori di dover coprire solo un piccolo gettone di partecipazione. Ecco, queste sono tutte iniziative lodevoli. La cosa più importante comunque è non scomparire, cioè accompagnare le aziende in questo percorso di adozione, essendo anche pronti ad affrontare dei problemi che magari non si pensava di dover risolvere, ad esempio le integrazioni software con il software esistente, che sono sempre dei punti di preoccupazione che possono avere le aziende. Quindi accompagnare e rispondere, spiegare bene e mostrare soprattutto i benefici e le nuove potenzialità. Comunicare, quindi, la chiave di lettura. Grazie. Di Michele, la Camera di Commercio Chieti Pescara in questo senso come sta agendo? Quali sono le concrete azioni? A lei la parola. Grazie di nuovo. C'è da dire che la digitalizzazione vale 7 punti di prodotto interno lordo. Ora, basta solo questo per definire quali sono i vantaggi di attivare processi a cui la blockchain comunque fa riferimento nell'ambito della digitalizzazione dell'impresa. Sicuramente abbiamo un ritardo da colmare, è un ritardo anche importante per quanto ci riguarda, ma il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta sicuramente un'occasione unica
e occorre quindi coinvolgere però milioni di piccole e medie imprese, artigiani, lavoratori autonomi. Ciascuna Camera di Commercio può attivare un proprio punto di impresa digitale che ha il compito di assistere le piccole e medie imprese nella transizione digitale. Ora, dalla loro costituzione, i punti impresa digitale hanno introdotto 350.000 aziende alle tecnologie abilitanti attraverso migliaia di corsi di formazione, assessment e supporti operativi. E oggi questa speciale rete, punto impresa digitale, è una best practice a livello internazionale, peraltro riconosciuta sia dall'OCSE ma anche dalla Commissione europea. Nella classifica nazionale per livelli di digitalizzazione delle piccole e medie imprese, in cui la media nazionale risulta essere 2,03 su 4, l'Abruzzo si posiziona su 2,02, quindi di poco al di sotto del livello nazionale. Chiaro che per favorire il processo alla transizione digitale, fondamentale driver per la ripresa è sicuramente l'attività che svolge la Camera di Commercio Chieti Pescara. E oltre ad offrire assistenza alle piccole e medie imprese con il punto impresa digitale, compartecipa altresì a progetti molto importanti e altamente innovativi. Abbiamo appena concluso il primo appuntamento con Io Riparto, che è un cantiere per l'innovazione che ha trattato il tema della formazione, e proseguiremo quindi anche su questa scia con l'edizione 2021 di Startup Abruzzo, competizione tra startup e spin-off innovativi del territorio. Grandissima attenzione la nostra Camera ha poi sugli aspetti formativi, con un calendario di eccellenze rivolte alla digitalizzazione, organizzate anche in collaborazione con un provider importantissimo che è Google, e con corsi sulla gestione anche della complessità aziendale, in cui la digitalizzazione diventa soprattutto il passepartout per i mercati esteri. Ma cosa possiamo aggiungere ulteriormente per stimolare l'attenzione? La domanda di prima era sicuramente un punto di partenza, per stimolare l'attenzione delle piccole e medie imprese. La cosa che possiamo dire è che il valore delle imprese dal punto di vista contabile rappresenta poco meno del 30%, ovvero il valore espresso all'esterno dalle nostre imprese, misurato sotto l'aspetto contabile, quindi di bilancio, rappresenta circa il 25-30% del valore. E quella differenza di valore dove è posizionata? Quella differenza di valore è posizionata su tutta la misurazione di asset intangibili. E il blockchain è sicuramente un elemento fondante che aiuta le imprese e aumenta ancora di più il valore delle stesse, chiaramente con riferimento a tutti quegli asset intangibili che non sono misurati dal punto di vista contabile, ma che rappresentano il valore delle imprese e anche del futuro. Grazie Di Michele, grazie per parlarci di queste best practice. Noi siamo giunti alla conclusione della nostra puntata, però prima vi segnalo alcuni appuntamenti per manager e imprenditori. Il 14 maggio alle ore 16:30, 90 minuti con Paolo Benanti, l'intelligenza artificiale, l'algoretica sia sempre al servizio dell'uomo. Tutti i riferimenti li vedete a sinistra, email economia@confindustriachp.it. A questo punto non posso che ringraziare gli ospiti che ci hanno aiutato appunto a discorrere di questi argomenti, Andrea Colmegna, Domenico Di Michele, in studio Alessandro Addari. Ovviamente ringrazio tutti i telespettatori, la regia di Andrea Di Fabio. Appuntamento lunedì prossimo alle 21:30.